Buongiorno, sono le 5:10 e io adesso me ne vado a lavorare. Buongiorno. Buongiorno, allora, vi ho lasciato in poche parole che mi sono svegliata alle 5 e sono andata a lavorare. Adesso sono le 11, mi riposo un pochettino perché poi alle 4 devo ritornare al lavoro e come ho detto nel primo vlog di lunedì, praticamente festeggio stasera verso le 8. 10:30 e arriva la torta. Dato che è un lunedì, non posso festeggiare, tipo andare alla sera in giro, eccetera, anche perché il giorno dopo devo andare a lavorare, per cui è un giorno un po' così, non diciamo non bello come prima, come era prima. Adesso è un po' cambiato, ma non per l'età, perché col fatto del coronavirus, eccetera, secondo me è molto cambiato. E niente, per cui adesso mi metto a guardare qualche video dei canali degli altri che non ho ancora visti. E poi mi metto qua nel letto, mi riposo un po' fino alle 2-3. Non vi faccio vedere niente perché alla fine non faccio chissà cosa, per cui questo vlog durerà breve, anche il fatto che lo devo mettere su per domani pomeriggio alle 2 e non so se ce la faccio, per cui probabile che lo vedete alle 8 questo video, perché ora che registro dove vi faccio vedere la torta stasera, che potrebbe essere anche fino alle 10:30, diciamo che poi dopo diventa tardi e io, dato che dopo verso le 11 devo essere già a letto, perché se no non ce la faccio a svegliarmi presto. Per cui niente. Comunque vedete tutto, foto e clip, tutto sia qua che su Instagram. E niente, per cui dato che sono un po' stanca e ho dormito poco, mi riposo e ci vediamo dopo. Vi faccio vedere che vado a lavorare alle 4, anche lì, e basta. Per cui dopo stasera ci sarà il festino piccolino, ma tanto per festeggiare qualcosina. E niente, per fortuna una bella giornata, non piove, perché ogni volta che è il mio compleanno piove, nevica, di tutto di più. E stranamente è bello. Detto questo, ci vediamo dopo. E sì, sono ancora vestita praticamente dal lavoro, perché appunto, devo andare fino alle 7:30 a lavorare. Che palle, però vabbè, è così per forza. Ci vediamo dopo. Sono arrivata al lavoro, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo stasera, perché io finisco alle 7:30 di lavorare. Finito adesso di lavorare, si va a casa e andiamo a vedere la torta.
fai piano, aspetta. Fai piano! Invece di la foto dopo me la mandi o... Che piena roba! Quella che è, fai meglio, te. Dopo me la mandi su WhatsApp. Cosa, la torta? No. Se no faccio la foto con la mia. Prendi il forbice. Occhio prima di rompere. Dopo metterla via. Non si mette via, si mangia tutta. Oh, ma non l'ho messo il coso. Questa si taglia. Che bello. Oh, mamma. Mi cade per te. Osti, dammi una palla. Oh, anche così. Ho tre strati. Invece c'è parte, dentro il caramello. Così, ma non c'è dentro niente. E il mascarpone. No, invece qua è tutta piena. Mascarpone e caramello c'è sì. Dentro. Questa la finiamo tutta. Dammi. Se è buona. Questo. Ciao. Te. Questo è duro però. Non la devi rompere però. 4. E questa gliela diamo a mia moglie. Che è una fetta. Di cassone, sì, gelato, perché sono 5, 4, 5, 20 persone. Mamma mia, che faccia! Sono, ho un po' di sonno, domani mi devo svegliare alle 5. E niente, sono le 11:30, è finito adesso, abbiamo mangiato la torta, per cui io sono in pigiama e mi devo struccare. E direi che, scusate l'inquadratura, ma c'è la luce, poi qua sono nel bagno. Mamma mia, si vede malissimo. Più o meno, vabbè, comunque niente. Concludo il vlog qui, vi dico che giovedì ci sarà un altro vlog, un po' diverso, e sabato non lo so, devo vedere, perché dovevo pubblicare il video dei regali, ma dato che non riesco perché lavorando è un po' complicato, direi che vi pubblico un video che ho già registrato per sabato, o forse non lo metto, adesso vediamo un po', massimo lo metterò per martedì, forse è meglio, perché sennò poi già questi vlog durano un po' troppo.
Niente, mi strucco, vado a letto perché è dura svegliarsi domani mattina. E con questo vi do la buonanotte. Noi ci vediamo al prossimo vlog. Che faccio, mamma mia. Comunque è stato un compleanno un po' diverso. Così così. È andato via anche un po' il trucco. Questa luce fa cagare. E niente. Sì, questo pigiama fa cagare. Però vabbè. E ho voluto prendere questo così almeno dopo poi lo butterò. Ciao e al prossimo video. Grazie ancora per gli auguri.